Siamo qui con Federico Franchi, giocatore della Rapid Nozzarego. Allora Federico, dopo queste due partite dove la Rapid non è riuscita a vincere, è arrivata finalmente una vittoria. Sì, innanzitutto è stato importante dare il segnale di una ripresa, di una reazione, perché sono state due partite difficili dove non abbiamo ovviamente dato quello che di solito diamo, cioè il nostro massimo, quello che è nelle nostre corde, e dovevamo prima di tutto reagire. È stato un primo tempo abbastanza equilibrato, non giocato benissimo, con qualche occasione, però non abbiamo espresso il nostro gioco e anche, diciamo, è stata una partita molto fisica. Il secondo tempo siamo rimasti in 10, però abbiamo dato un segnale di compattezza e abbiamo cominciato a girare bene il pallone, abbiamo creato più occasioni con due rigori sbagliati, però alla fine due gol siamo riusciti a farli e alla fine con la vittoria è andato tutto bene. Come hai detto tu, è stata una partita combattuta, altalenante, due rigori sbagliati, la Rapid aveva anche un sacco di infortunati, ma la squadra è riuscita comunque a vincere e a portare a casa i tre punti. Hai qualcosa da dire sulla squadra e sul gruppo che si è creato? Esattamente, anche la situazione infortunati, anche numerica della rosa non ci è venuta molto incontro, ecco, diciamo. Eravamo un po' contati e complimenti anche che è sceso in campo, che quelli che di solito non hanno giocato poco e hanno fatto la loro, tutti dal primo all'ultimo abbiamo fatto una bella partita, una bella battaglia è stata. Hanno dato il massimo anche loro, anche durante la partita siamo usciti, due dei nostri sono usciti per infortunio, quindi abbiamo tenuto bene fino alla fine, cioè la reazione è stata positiva anche da questo punto di vista. E nelle marcature poi è finito anche il tuo nome, una bella azione, un bel gol, l'hai cercato da tanto, raccontami un po' di questo evento. Sì, no, il gol è stato un premio, diciamo, secondario, perché il primo è sempre il gru, la partita, è sempre la vittoria, poi se viene il gol bene. È stata una bella azione di ripartenza, un bel giro palla, diciamo che ho avuto spazio dalla mia parte, sono potuto rientrare sul sinistro e calciando poi è andata bene. E comunque niente, il gol se viene bene, comunque l'importante è la squadra, perciò oggi dovevamo tornare a vincere e complimenti anche ai miei compagni. E la vittoria è dedicata prima di tutto a noi, al mister e a quelli che hanno giocato di meno, alla compattezza del gruppo che comunque speriamo di esserci ritrovati dopo queste due partite difficili e di proseguire con altre vittorie. Grazie Federico Franchi allora.